Benvenuti alla prima e credo che rimarrà unica puntata del B-Winter, un inedito programma, un fuori programma, giusto per l'appunto perché il blog si riapre, siamo qui a festeggiare l'apertura del blog. Ciao da Alessio e da Giulio, ciao! Con un pubblico fortissimo, veramente, sono quasi emozionato, quasi. L'abbiamo tirati tutti qui perché prima gli abbiamo detto che c'era un concerto con Pink Floyd e Metallica insieme, però non so se sarà così. Comunque ci andremo vicino, dai. C'è gente che ci ha creduto. Avremo un sacco di ospiti, a partire dagli educatori, anzi l'educatore del Blogos, di Casalecchio di Reno ovviamente, che è lo zio ed è qui presente, Daniele. Applauso per lo zio. Rappresentanza della Masi, avremo Danilo che è qui, avremo anche Chiara del Mostro, l'associazione del Mostro che collabora da tanto tempo e di Creative Lab, indubbiamente. Poi avremo anche altri ospiti, cioè dell'Officina delle Muse, Giorgio, che sarà nostro ospite. Faremo una domanda a turno perché il tempo è breve e avremo ospiti anche i gruppi che si esibiranno stasera. Sì, che puoi rimanere qua, anche perché ti faremo subito la prima domanda. Tu sei praticamente il pioniere qui al blog, il caposaldo, volevamo sapere un po'. Il più vecchio. Il più vecchio? Si confidi così che sei il più vecchio e volevamo sapere un po' la tua esperienza passata e se ci racconti qualcosa del futuro del blog. Allora, per esperienza passata non so se abbiamo abbastanza tempo, perché sono tanti anni che lavoro qua, per cui l'unica cosa che posso dire di questi tanti anni di Blogos e tanti anni di diverse gestioni è che ho visto un cambiamento ogni anno, un cambiamento che è sempre una direzione, che è direzione di miglioramento. Ogni anno abbiamo messo sempre un mattone in più nei muri del Blogos e infatti siamo arrivati a un risultato secondo me molto apprezzabile. Qua ci vuole applauso. Su apprezzabile. L'applauso. Non erano pronti. Siccome dobbiamo fare proprio una domanda rapida, non ci hai detto del futuro. Il futuro è adesso, partiamo oggi con una stagione di concerti che si aprirà tra una mezz'oretta e più o meno prenderà tutti i weekend da qui all'estate. Faremo una stagione estiva, ovviamente, come ormai da nostra tradizione negli ultimi 3-4 anni, e partiremo dalla prossima settimana anche con tutta la corsistica. È una lista molto lunga, sia di concerti che di corsistica, per cui vi rimando ovviamente al nostro portale blogos.it su cui trovate tutte le informazioni. Ok, grazie Zio. Passiamo subito al prossimo ospite perché il tempo stringe e il tempo è tiranno. Quindi andremo subito da Chiara. Chiara del Mostro. Del Mostro. Ciao Chiara. Ciao a tutti. Buonasera. Subito volevamo chiederti appunto relativa alla tua associazione che collabora da diverso tempo con il Blogos, in che direzione, come è nata questa collaborazione e in che direzione va, su quali obiettivi, in che ambito vi formate voi, che corsi proponete? Certo, allora noi siamo al Blogos quando ancora si chiamava Extiro, dal lontanissimo ormai 2003 abbiamo cominciato con un piccolo progetto videoclip per gruppi emergenti e devo dire che in questi anni, grazie anche alla collaborazione con la gestione, quindi con Daniele, lo zio e gli altri educatori, siamo riusciti veramente a costruire e a crescere sia come quantità di attività ma sia soprattutto come qualità, questo un po' grazie anche alle scelte politiche del Comune di Casalecchio, un po' al lavoro dell'istituzione Casalecchio delle Culture, ma soprattutto insomma lavorando giorno per giorno a stretto contatto con la gestione, col territorio, con le altre associazioni, al punto che da 2 anni a questa parte l'associazione Il Mostro ha l'onore di essere capofila di una rete di altre associazioni, tutte specializzate in laboratori sui linguaggi creativi più giovanili, quindi dalla musica alle arti circensi,
alla spray art, alla DJ, quindi tutti i linguaggi, diciamo, che sono più peculiari e che prediletti, insomma, dal pubblico giovanile. E in questi anni abbiamo anche realizzato tantissimi prodotti, abbiamo collaborato molto con la redazione del Blogos da quando esiste, in produzioni cinematografiche, radiofoniche, quindi insomma i laboratori sono stati finalizzati anche a una creazione di prodotto artistico, dalla performance alla realizzazione di lavori legati più ai linguaggi visivi e oltre che sonori. Se posso, vuoi fare una domanda? Ah, volevi continuare a parlare? No, perché veramente ci abbiamo troppo poco tempo. Se vuoi dirci. No, volevo solo dire. Se vuoi invitare la gente a venire ai corsi. Certo, infatti volevo solo dire che anche in tutti i nostri corsi sono elencati comunque nel sito del Blogos, e che la novità di quest'anno sarà che ci sarà, legati al laboratorio del Blogos, anche una parata Casalecchiese che vedrà protagonista il Blogos e tutto il popolo del Blogos. Allora adesso ci andiamo ad ascoltare una canzone per fare un break, come si dice nel gergo tecnico. La canzone che andiamo ad ascoltarci è Vinyl o Vinyl, chissà, Tab featuring L. Rose. Quindi mo? No, siamo ballati. Fuck the spotlight, my main detective. This is the rock mice, the only champagne I drink. You spill a highlight, you got proof. E bentornati qui su B-Winter, quindi la versione invernale anche del B-Summer. E siamo tutti dentro qui alla Sala Maya, vicino al bar. E adesso è la volta di, appunto, Danilo della Polisportiva Masi. Quindi, e una new entry, diciamo, qui nel Blogos. Quale sarà il vostro compito all'interno di questo, dell'attività del centro giovanile? Cosa vi aspettate da questa collaborazione? Il compito è quello di tenere in ordine tutto e far funzionare il bar. Aspettiamo far diventare un posto sereno perché i ragazzi si trovino qua, nient'altro. Bene, e voi di cosa vi occupate generalmente? Sport, non c'è da dire. No, vabbè, appunto, oltre allo sport, promuovete altre attività, siete impegnati anche nel sociale, non so, cosa fate a livello comunale qui? Vabbè, facciamo attività sportive varie, gestiamo gli impianti sportivi, facciamo attività educative con i bambini delle scuole, facciamo interventi sul sociale per famiglie in disagio a Casalecchio, varie cose, abbiamo 6.000 soci, quindi ne facciamo tante di cose. E avete intenzione di portare un po' di sport quindi all'interno del Blogos con dei corsi oppure... Spianare tutto noi. Cioè, noi pensiamo di tirar giù tutto e fare un bel campino da basket qua. Non puoi dire così. Una piscina, non so. Non puoi dire così. No, il Blogos è un bel posto, dai. L'idea è di farla funzionare insieme alla piscina d'estate e d'inverno, e non c'è impianti sportivi, portare i nostri soci, i ragazzini soprattutto, come punto di ritrovo qui, invece che in giro per Casalecchio. Okay. Ringraziamo Danilo, allora. Sono grazie per l'intervista concessa. E chiamiamo subito Giorgio, che era qui nelle vicinanze un attimo fa. C'è Giorgio? C'è Giorgio d'appello? Eccolo qui che arriva, Giorgio! Le vicine quinte. Le altre quinte dello studio, perché è abbastanza aperto come studio questa sera. Bene, Giorgio dell'Officina delle Muse, insomma. Quindi tanti anni che collaborate con il Blogos, promuovete concerti, attività musicale e promuovete anche attività musicale per gruppi mainstream e gruppi emergenti. In cosa consiste la vostra attività di promozione musicale? In che direzione è andata fino adesso e come proseguirà? Diciamo l'aspetto fondamentale
che abbiamo sempre spinto molto per far sì che crescesse bene, a quello relativo alle band emergenti, per cui molta promozione rispetto ai gruppi del territorio, rispetto alle realtà di Bologna, rispetto alle associazioni che lavorano nella direzione della promozione e dello sviluppo della musica emergente giovanile. E, collaboriamo ogni tanto con alcune agenzie, ormai da più di un anno, per delle strade un pochino più, diciamo, consistenti, insomma, chiamando gruppi anche dall'estero per cercare di coprire completamente il target e le richieste che ci vengono un pochino avanzate, però rimanendo sempre, cioè, mantenendo sempre come filo conduttore l'aspetto appunto della promozione di quelle che sono le realtà che stanno emergendo. E avete già qualche nome interessante per i prossimi mesi, qualche concerto che suggerisci di venire a vedere ad ogni costo, che non si può perdere? In realtà tutto si può perdere, no? E, diciamo, in programma abbiamo il 5 marzo le Braghe Corte, e poi il 4 marzo la stata prima un'unica data italiana, e il 19 di febbraio facciamo appunto la prima data ospitando un gruppo Beg, un gruppo di Sofia, e penso anche un paio di gruppi Casalecchie. Vuoi fare una domanda? Ma, visto che ci troviamo, insomma, voglio dire, no, vabbè, voi avete anche altre attività oltre alla promozione musicale, vi occupate anche di appunto, oltre la musica fate anche altro magari nella promozione artistica, non so, nella vita anche, trovate traffico a volte nella vita? Spesso. Allora, noi come officina all'interno del centro giovanile ci occupiamo appunto della parte più legata al culturale, quindi promozione, programmazione musicale sostanzialmente, diciamo, non escludiamo l'arte, la consideriamo a 360 gradi tutte le sue forme, per cui dalle forme più classiche, accademiche, diciamo, alle forme un pochino più sperimentali, innovative, che siano musica, arti visive, piuttosto che performance, installazioni, diciamo, a 360 gradi in più. Da maggio dello scorso anno noi sempre come officina abbiamo preso in gestione anche una sala prove a Zola Predosa, sempre a disposizione dei gruppi emergenti con dei prezzi estremamente politici, all'interno di un altro centro giovanile che è il Centro Giovanile Torrazza. Ok, ringraziamo Giorgio allora. Prego. Grazie a voi. Grazie. Saluto. Passiamo al brano che c'è in scaletta, che è... dei Bank Robbers, il Dia de los Muertos. Può darsi che siano i Bank Robbers che avevano suonato al tributo a Joe Strummer di 2-3 anni fa? Non so. Non lo so manco io. Lo scopriremo presto. Solo vive. Sicuramente meglio, e sicuramente siamo tornati qui con Bee Winter di nuovo, e abbiamo un ospite di levatura proprio. Esatto, vero? Hai proprio parlato bene. Oggi è stata una giornata in cui si sono esibiti un sacco di persone, un sacco di artisti. Tra di loro c'erano anche la giocoleria e i salti in banco, tutto quanto. E c'è anche una persona che addirittura non sta dentro lo schermo della telecamera, è Giorgio, di schizzati, dico bene. Gloria, scusa. Degli squilibrati, non ho beccato uno, hai ragione. Come ti è sembrato il Blogos? Il Blogos è bellissimo, veniamo ogni lunedì a ballare sui trampoli con una racatimba, quindi l'avevamo già visto, ci piace molto, yes. E da lì la vista com'è? È da
qui ci sta bene, il caldo viene in alto, quindi si sta meglio d'inverno. Okay. È stato un punto di vista alternativo del blog questo, perché non ho mai visto una persona elevata a 2 metri da terra, quindi io le vedo troppo spesso perché sono abituato ad essere così, però no, soprattutto per chi ci sente in radio è fondamentale questa proporzione, è un modo diverso per vedere la vita, stare sui tram. Sì, adesso vado a fare l'aperitivo ad alta quota, quindi vi saluto, vi ringrazio dell'ospitalità, saluto tutti, ciao. Salutaci Reynold Messner, grazie. E adesso prosegue la nostra carrellata di ospiti. E introduciamo un po' di ospiti musicali, persone che suoneranno, di gruppi che suoneranno stasera. E con noi ci sono i No Comment. Una rappresentante dei No Comment. Ciao. Ciao, siamo solo in due, però saremo in tre. Stasera, oltre a suonare, presenterete anche il vostro video. Qui per la prima volta al blog, parlateci un po' dell'esperienza del vostro video, insomma. Beh, il video l'abbiamo prodotto sempre grazie a Globus, perché una volta che abbiamo suonato qui, Chiara del Mostro ci ha notati, insomma, gli siamo piaciuti per farla breve. Quindi ci ha proposto nell'inverno di un anno fa, più o meno, un anno fa, di girare questo videoclip della nostra canzone, e che abbiamo terminato. Abbiamo terminato le prese fine primavera e pochi mesi fa, pochi settimane fa è uscito, quindi stasera presentiamo la prima del nostro video. Diciamo che all'interno del video poi ci sono molte facce note ai frequentatori del blog. Tipo presentatore di... presentatore, ma evitiamo di scandagliare troppo questo argomento. No, più che altro volevo sapere, qualcuno di voi ha seguito corsi particolari di recitazione o tutta roba naturale? Tutta roba naturale, diciamo. No, tutto farina del nostro sacco, e comunque ci stiamo a dire che il nostro videoclip è nato comunque grazie al blog, il mostro, quindi questa piattaforma che è il comune di Casaletti, senza la quale non siamo riusciti a costruire il nostro video. Ok, se vuoi fare una domanda, se no li saluterei. E I progetti futuri dei No Comment, avete fatto questo videoclip e avete altro materiale a breve per un album, eventualmente un demo, dite voi, insomma. Attualmente stiamo lavorando su pezzi nuovi, anche dal punto di vista dello stile e del genere sono un po' diversi rispetto ai nostri primi pezzi, che erano più impronta a punk rock, potremmo dire, sono un po' sviluppati su anche altri generi, quindi sono un po' una fusione di altri generi. Poi sì, altri progetti, ovviamente quello sì, continuare a suonare senza dubbio. E attualmente stiamo partecipando a un concorso regionale nel quale siamo arrivati primi, e a breve sarà un voto della giuria e ci decreterà il vincitore e poi si vedrà da lì. E credo che il premio sia un concerto al meglio del prossimo anno, quindi direi che è abbastanza consistente. Bel premio dunque. Ok, ringraziamo quindi No Comment, passiamo alla prossima canzone che è sei produito, Fate dell'Effect, e sei per Tales, parlo benissimo il francese, si è sentito. Sei madrelingua. In compagnia di Divanofobia, che stasera si esibiranno al Blogos. Prima di tutto, l'applauso spontaneo per i Divanofobia. Io ero proprio curioso di sapere quali sono i sintomi della malattia della Divanofobia. Non è una malattia. No. Bene questo. No, la Divanofobia invece è una cosa positiva. Quindi è la divanofilia che è una malattia. Ah. Ma no, vabbè, adesso a parte gli scherzi, c'è un nome che abbiamo trovato così per come divertimento, però diciamo che sì, di fondo c'è un po' l'idea che appunto di muoversi e di non subire passivamente quello che succede, però insomma è un gioco di parole. Ok, voi suonate insieme da? Ma alla fine cosa sono? Due anni.
tre anni. E mi avevate detto che era, non era la prima volta che suonavate al Blogos? No, è la seconda volta che suoniamo qui, infatti per fortuna che ci sono queste realtà come il Blogos, e poi adesso rinnovato, il palco è decisamente migliore, quindi insomma siamo... Qui siamo amici di Daniele, che ringraziamo, Daniele Farotti, che suonerà alla fine, e quindi ringraziamo lui, ringraziamo Giorgio, ringraziamo voi, insomma, è davvero un'ottima occasione. Ok, e l'avete visto comunque cambiato, hai detto, il Blogos? Sì, cambiato direi decisamente in meglio, quindi complimenti. Comunque non far parlare solo me, cioè far parlare anche il Don. Finora mi ha detto ciao, non ha molto da dire, mi sembra. Invece Giulio mi sa che c'ha una domanda pronta per voi. Voi siete un gruppo che appunto è nato da poco, che musica ascoltate? Volevo sapere da cosa nasce il progetto di Vanofobia. Ci ho trovato molti riferimenti a, cioè, come ascolto, come attitudine a gruppi del... alla fine degli anni 90, tipo After Hours, anche Vibrazioni, o quell'atmosfera che tutti chiamano indie, che etichettano facilmente come indie, invece è qualcosa di ben altro, diverso, originale. Sì, guarda, innanzitutto invito ad ascoltare su MySpace i nostri pezzi, così vedete se lui ha avuto le impressioni giuste. Comunque sì, ci hanno paragonato spesso a questi gruppi, più che altro per il cantato, per il mio background, però adesso lascio la parola anche al Don. E diciamo, in realtà ognuno di noi ha delle influenze molto eterogenee che vanno dal metal americano e non solo, insomma. E adesso lascio la parola a Don, che della parte musicale forse ne capisci più di me. Guarda, più che altro ascoltiamo musica come Radiohead, Bear, After Hours, appunto, sì, molto, molto, molto varia. Siamo abbastanza eterogenei come gruppo. Infatti non ci fissiamo su un genere fisso, ma variamo. Sei eterogeneo quindi? Non troppo. Sei più eterogeneo. Ok, abbiamo capito che i Vanofobia sono abbastanza eterogenei, che si è alzata un po' sfumata la parte finale, però passiamo velocemente all'ultimo ospite, li dobbiamo salutare perché sta per finire il tempo a nostra disposizione. Chiamiamo qui con noi e Farotti Band, che era qui in giro, ma ora non c'è più. Nel frattempo potremmo mandare un pezzo, magari. Certo. Sì, sì, esisterà un pezzo, diamo l'opportunità al pubblico di vedere questa. Lanciamo un concorso: chi indovina il titolo di questa canzone vince la maglietta del Blogos. Esatto, e anche una Rolls Royce offerta dal Blogos. Sì. Abbiamo perso un ospite sul finale, però insomma la puntata mi sembra che sia andata abbastanza bene. Salutiamo tutti quanti, questa era la prima e unica puntata del V-Winter. Beh, dobbiamo fare dei ringraziamenti comunque, perché dobbiamo ringraziare Sara Carponi, Angela, Donato, Laura, chiunque, e le 1500.000 persone che ci hanno visto, insomma, anche 1000.000 miliardi di persone che ci ascolteranno. E DJ Calvin che ci ha messo la musica. Esatto. Ricordiamo che ci potete vedere su www.blogos.it, così Sara è contenta. E sentirci su blogos.podcastpeople.com, lo spazio web radio di www.blogos.it. Ci sentiamo a una prossima puntata, se ci sarà. Ciao. Ciao.